Ciao amici! Gli insetti sono senza dubbio una delle forme di vita più riuscite sulla Terra e anche una delle più comuni. Conosciamo al giorno d'oggi quasi 1 milione di specie di insetti raggruppate in circa 30 ordini e 1 migliaio di famiglie. Centinaia di nuove specie sono classificate ogni anno e gli entomologi valutano che ci potrebbe essere da 5 a 9 milioni di specie di insetti da scoprire. Oggi stiamo per parlare dei 10 insetti più spettacolari e che non hai sicuramente mai visto. Se soffri di entomofobia, questo video non ti lascerà assolutamente insensibile. Ecco l'unico insetto del mondo ad avere un nome comune, Arlecchino, perché, come il personaggio tipico della commedia dell'arte, ha colori variegati e linee oblique sul corpetto. Questo animaletto affascina gli entomologi. Euchirius longimanus è il nome scientifico che significa lunghe mani. Infatti, l'euchirino possiede zampe di cui la lunghezza misura il doppio rispetto a quella del suo corpo. Ma perché la natura lo ha dotato di zampe così lunghe? Ebbene, è molto semplicemente per aggrapparsi meglio agli alberi durante l'accoppiamento, movimentato con la sua partner. Pianta le sue zampe nei tronchi durante l'accoppiamento. L'euchirino possiede mandibole potenti, anche se non è un goloso. Si nutre del succo che preleva dagli alberi. La dimensione di queste mandibole ha fatto credere che l'euchirino fosse in grado di tagliare nettamente un dito umano. Questa voce ha acquisito importanza, ma in realtà non ha nessun motivo per farlo. Il nostro insetto è un pacifista, può pizzicare dolorosamente, ma non taglia il dito. Benché più diffuso in America del Sud, vive anche in Guyana. Il grillo di Gerusalemme, il bambino della terra, l'uomo anziano calvo. Ecco, così tanti soprannomi dati dalle tribù indiane d'America a questo insetto che ha un fisico svantaggioso e strano. In genere, quando un essere ha pessimo aspetto, viene denigrato e gli si trova dei torti che non ha. È così per il grillo di Gerusalemme, in realtà inoffensivo e che crediamo velenoso. Questo insetto, sprovvisto di ali, ha anche occhi neri enormi, non possiede veleno, ma i suoi morsi rari possono fare estremamente male. Questi insetti fanno male soltanto agli agricoltori, mordendo nei fusti sotterranei delle patate. Si nutre anche di materia organica morta e talvolta di altri insetti. Le sue zampe gli consentono di scavare molto facilmente i terreni. È discreto durante la giornata ed è attivo soprattutto di notte. Queste specie di grilli producono un suono di stridio molto particolare, sfregando le loro zampe contro il loro addome, ma la loro qualità più importante è la loro puzza. Infatti propagano un odore disgustoso e fetido. Non c'è da stupirsi perché la loro alimentazione si compone di vegetazioni morte e di carcasse in decomposizione. Lo scarabeo Ercole viene considerato come il più grande coleottero esistente. È massiccio e molto forte. Misura più di 18 cm e pesa circa 90 grammi. È in grado di spostare dei sassi di 7 kg. Uno scarabeo Ercole maschio può sollevare 850 volte il suo proprio peso. Questa forza erculea è merito della sua anatomia e soprattutto alla solidità straordinaria del suo carapace. Questo potente insetto ha una vera e propria armatura, talmente tanto che lo si considera resistente al fuoco. Alcuni l'hanno visto attraversare dei falò e uscirne illeso. Inoltre, questo coleottero vive di notte e la luce lo attrae. Un'altra particolarità dello scarabeo Ercole accende la curiosità degli scienziati, la sua capacità a cambiare colore. Per effetto dell'umidità il suo colore si scurisce al punto di diventare nero. Quando il tempo è secco il suo colore diventa verdastro. E come per magia queste trasformazioni si producono in appena qualche minuto. Allora in che modo un fenomeno del genere succede? Ebbene, è la luce che, agendo sulla struttura esterna dell'animale, genera il colore verde. È un processo di interferenza. Però, quando l'acqua si infiltra nei pori con tempo umido, questo processo viene interrotto e lo scarabeo Ercole diventa nero. Ciò che distingue anche questo animale vigoroso sono le corna specifiche del maschio e che sono in realtà il prolungamento del torace. Questo corno è rigido e curvo alla sua estremità, è impressionante e serve loro da sciabola nei duelli tra maschi e non esitano a colpire forte. Riesce persino a tagliare una membrana addominale del suo nemico con la sua pinza lunga. L'insetto assassino è, nella scala degli insetti, l'incarnazione del diavolo. È molto semplicemente un vero serial killer. Il nostro insetto non ha nessuna misericordia. Infilza i suoi bersagli, li succhia fino a prosciugarli e attacca sulla schiena la vittima svuotata, o piuttosto le vittime. Possiamo dire che l'insetto assassino è pericolosamente armato, visto che ha tutto l'armamentario del killer. È il terrore delle formiche, delle api e delle termiti, e per attirare una formica secreta feromoni. Sfonda le strutture dell'esoscheletro e inietta
proietta nell'organismo della sua preda una tossina che la immobilizza immediatamente. Dopodiché assorbe le budella e svuota la preda della sua sostanza vitale. L'insetto assassino la fissa poi sulla schiena con l'aiuto di un muco. Questo mucchio di cadavere gli funge da camuffamento, da soluzione di ripiego e da carapace artificiale, in modo che se viene attaccato il predatore se la prenderà prima con questo tumulo di morti in primo luogo, il che darà tempo all'insetto di battere in ritirata. In un isolotto della Nuova Zelanda vive uno strano insetto di nome Ueta gigante, che pesa più di 70 grammi. Deve la sua dimensione al fenomeno di nome gigantismo insulare. È un fenomeno biologico in cui la dimensione di una specie particolare aumenta con il passare del tempo, e ciò in modo molto sorprendente. In questa piccola isola neozelandese, i Ueta hanno a lungo suscitato preoccupazione. Molto prima dell'arrivo dell'uomo, questi insetti erano inseguiti da rettili, pipistrelli e soprattutto ratti, il che spiega la loro crescita fisica folgorante, che è dovuta alla compressione di tutte queste minacce. Come i roditori, sono molto discreti di giorno ed escono di notte per nutrirsi di insetti e di materie vegetali. Il nome Ueta proviene dalla lingua maori, che significa dio delle cose brutte. Gli scienziati suppongono che le specie di Ueta siano estremamente antiche, visto che dei fossili appartenenti ad insetti simili sono stati scoperti in Australia. Questi fossili sono antichi di 190 milioni di anni, ma ora i Ueta sono sempre più minati dal degrado del loro ecosistema, anche con l'apparizione di predatori come lo sfenodonte e con l'effetto nocivo dei pesticidi. L'insetto foglia secca è un insetto strano che vive in Australia e in Nuova Guinea. Il suo aspetto è impressionante, somiglia a un pezzo di legno o a una foglia morta. Inoltre, il suo corpo è ricoperto da spine, ha un colore brunastro e sfumature che vanno dal grigio al verde. Si confondono facilmente con i ramoscelli e i rami che cospargono il terreno. Se le femmine sono più grandi dei maschi, questi ultimi hanno tuttavia ali più lunghe e possono volare più facilmente. Naturalmente inoffensivo, questo insetto vive di notte e si difende al modo degli scorpioni, ossia arrotolano la loro coda e brandiscono le loro zampe. In realtà si fa letteralmente passare per uno scorpione in modo da scoraggiare i loro predatori. L'insetto foglia secca si nutre di foglie di lampone, di mora, di nocciolo e di rosa canina. Questi piccoli insetti sono talmente impressionanti che sono sempre più apprezzati dagli allevatori. La cosa che affascina in lui è la sua capacità a fondersi perfettamente nel suo ambiente, e bisogna avere davvero un occhio molto affinato per notarlo sul terreno o sugli alberi. La loro aspettativa di vita supera raramente 18 mesi. Non attacca gli uomini e si lascia manipolare, ma bisogna stare attenti, le sue zampe sono friabili e si staccano facilmente. Ecco una delle specie di insetti più grandi del mondo, si chiama Scarabeo golia e vive prevalentemente in Africa subsahariana, nelle foreste equatoriali. Può misurare fino a 11 cm, la sua testa di colore bianco contrasta con il resto del corpo di colore rosso o marrone, caratterizzato anche da strisce bianche che ornano il suo scudo toracico, e il suo corno nero a forma di Y gli consente di lottare con gli altri maschi e di attaccare i predatori. Questi insetti incredibili sono erbivori e si nutrono prevalentemente di frutta e succo. La dimensione di questi animali li fa apprezzare molto dai collezionisti e dagli appassionati di insetti. Le mosche scorpione sono insetti unici e che non vediamo spesso. A prima vista somigliano a mosche, ma le loro caratteristiche sono piuttosto diverse. Le loro zampe allungate e il loro corpicino fragile possono creare confusione, ma le mosche scorpione sono in grado di masticare e triturare, a differenza delle mosche ordinarie. Questa specie di insetto, che si trova solitamente nei climi umidi d'Australia, si nutre anche di insetti di piccola dimensione, di muschi e di polline. Le loro ali sono membranose e traslucide e il loro addome è incurvato. Il loro atteggiamento è davvero sorprendente. Il maschio avvista la femmina grazie ai feromoni che lascia sulla sua scia e, a titolo di dono romantico, le serve un pasto di insetti che favorirà lo sviluppo delle uova dopo l'accoppiamento. Il maschio inietta le sue sementi precisamente nel momento in cui la femmina si nutre. Quando l'incubazione svolge al termine, la femmina depone le uova nell'acqua o in terreni umidi. Il cocchiere del diavolo è un piccolo predatore che somiglia allo scorpione, che si nutre di cadaveri di insetti e che ha la particolarità di emettere un liquido di cui l'odore è nauseabondo. È soprattutto l'amico dei giardinieri e dei coltivatori. Infatti è meglio accoglierlo come un visitatore utile che come un animale nocivo e trovargli dei ripari sotto le piastrelle o cumuli di legno, ad esempio. La sua virtù è quella che regola efficacemente le popolazioni di parassiti. Il cocchiere del diavolo mangia vermi, larve, chiocciole, lumache e termiti. È necrofago e maleodorante, visto che si nutre di materie decomposte, ed è molto feroce con le sue prede. Il cocchiere del diavolo misura appena 3 cm, il suo colore è di un nero cangiante e il suo addome si compone di numerose parti che si innalzano in caso di pericolo, più o meno come lo scorpione. Inoltre rilascia un liquido contenente acido acetico, l'odore è acre, vicino a quello dell'aceto, e scoraggia i predatori.
Ora ecco la cimice con la cresta dorsale che fa parte della famiglia degli insetti dei membracide. La loro particolarità è la loro appendice impressionante situata sulla parte dorsale e di cui si ignora esattamente l'utilità. Questa escrescenza curiosa da esaminare contiene una folla di piccoli elementi eterogenei e complessi: ramificazioni, corna, spine, sfere, alette, gonfiori e qualsiasi tipo di ornamento. Gli scienziati emettono l'ipotesi che la cresta sia una specie di cassa di risonanza che consente di intercettare i suoni emessi dai suoi consimili, oppure un elemento che dovrebbe favorire il camuffamento o spaventare i predatori. Questo insetto è un distruttore di giardini, devasta le piante, infesta gli orti e spoglia gli alberi fruttiferi. Ora la scorza degli alberi e ne succhia il succo con l'aiuto di organi adatti di nome rostro. Per le femmine fanno la deposizione delle uova in cavi degli alberi. L'incubazione dura 20 giorni. Dobbiamo ammettere che la fisionomia vagamente triangolare dei membracide è quella più curiosa del mondo, non trovi? È la fine del video. Ora dici nei commenti quale di questi insetti ti ha stupito di più e quale vorresti allevare a casa tua. Grazie e a presto!